apriamo i nostri giardini per condividerli con le persone che ci vogliono fare visita in degli spazi verdi dove le persone possono trovare relax, divertimento e cibo. Abbiamo pensato di proporre una formula che sia semplice ma gradevole per tutti, quindi organizzando vari punti ristoro di alternative di vegano piuttosto che cacciarone, piuttosto che la pizzeria. E poi abbiamo anche la possibilità di intrattenimento dei bambini, che è una cosa molto importante per me, perché verrà allestito il villaggio a bambini con i super animatori che loro li intratterranno dalle 12 alle 16 in modo che i genitori possano godersi la giornata. Inoltre abbiamo, la cosa importante, la partecipazione di molti produttori locali che verranno qua a esporre i loro prodotti dall'agroalimentare piuttosto che l'artigianato. La mattina abbiamo un convegno importante su un tema a noi caro, che è la sostenibilità e le api. Chi vuole partecipare a Serre di Primavera, che cosa deve fare? Deve comprare un biglietto sui nostri siti social o su Facebook o su Instagram oppure anche sul nostro sito dove c'è un link che viene collegato per la stampa sia virtuale sul telefono che se uno vuole se lo può anche stampare in PDF. Chi non riesce o in qualche modo all'ultimo momento arriva può comprare il biglietto anche in loco. Questo acquisto dà il diritto ad avere all'ingresso della manifestazione di un gadget. Abbiamo pensato in particolare, sempre per l'attenzione alla la sostenibilità del luogo, di consegnare una borsetta da prendere al collo insieme a un bicchiere di vetro che può essere indispensabile per la degustazione di tutte le bevande che si trovano in loco, proprio per evitare lo spreco di plastica o di carta o altro. E questo bicchiere poi si può portare, cioè si deve portare a casa. La giornata sarà nei nostri giardini che cominciano a fiorire, quindi saranno pieni di sorprese perché sarà animato dalla musica, da giochi per bambini, come avevo detto con gli animatori, ma si terranno anche i laboratori. Poi gli adulti invece possono dilettarsi con yoga, meditazione e tante altre cose. Insomma, è una giornata di svago che non vuole essere per forza una giornata che uno deve fare, ma è meglio rilassarsi di questi tempi dopo tanta chiusura e dopo tante pandemie, avere una giornata di sole in mezzo al giardino, secondo me, ci fa solo bene.